Signori, è considerato che è una serata religiosa e qui c'è un santo in prima fila, io non posso che parlare di sesso. Con calma, fa parte della vita. Se no, i bambini che mettete in prima fila, come fate? Però, un mimo guardate l'ultimo come si atteggia. Guardate come si atteggia, come cammina così. Sono Lucy, mi conosce tutto il paese. Ma dopo ti chiedono le foto, Lucy, devi fare i selfie dopo. Cioè, ma quella è Lucy, quella di prima. A mimo non pensano proprio, però dite... Un mimo qualsiasi, è una Lucy qualsiasi, stasera si incontrano. Ci sono ragazzi non fidanzati stasera? Ok, alzate le mani, non dovete venire qua, non voglio sapere, alzate solo le mani, i ragazzi non fidanzati. Allora, tutte e due non vedete che è una vita. Allora, qua ci sono le Spice Girl. Le persone anziane manco vi tocco. Qua, chi è che non è fidanzato tra di voi? La signora... Oh, signora, per cortesia... Con questa miss con la quale lei è scesa stasera, venga sotto al palco con me per cortesia, con l'applauso di tutti. Venga, signora, che troviamo marito. Venga al cospetto di Don Alessandro, signora. Venga, se venga, venga. Come ti chiami? Grida. Come ti chiami? Si chiama no. Anna. Non mi dire tuo fratello come si chiama. Anna, ma sei italiana? E di dove sei? Della Romania. E che cazzo ci fai? Sei venuta a emigrare al sud? Lavori? Dove? Nel vicolo lavori? Aspetta, Don Alessandro la conosci? Gentilmente ti fai vedere da Don Alessandro? Vieni che ti fa la benedizione. Tu sei pecorella smarrita? Dopo parliamo della pecorella smarrita. Adesso con tuo permesso. Dopo io devo parlare dei preti e di Napoli, però no. Tu sei un baiasso come me, sì, beh, io ti abbraccerei a morte. Beh, invece i preti napoletani sono come Piero che è salito prima. Tutto. Allora, Lucy e Mimmo si incontrano. E perché questi bei ragazzi che stanno qui e queste belle ragazze che stanno qui stasera vogliono incontrarsi? Perché vogliono fare conoscenza. Signore, qui siamo in sipario sullo show più bello e divertente del mondo. La differenza tra l'uomo e la donna su come fanno l'amore. Decidete voi, signori, vogliamo parlare prima degli uomini o delle donne? Tutti donne hanno detto. Sindaco, vogliamo parlare degli uomini o delle donne? Donne, ok. Lei è il sindaco? No. E allora che cazzo rispone a fare? Alessandro, per cortesia, diglielo tu. Lui vorrebbe fare il sindaco, ma non è sindaco. Fai parte del comitato. Ma è proprio abusivo di questo. Le donne... almeno per quelle che ho conosciuto io si dividono in tre categorie fondamentali: frigide, passionali, incontentabili. Analizziamole. La donna frigida chi è? È che la laga di schiatto fegata, perché l'uomo quando esercita, parliamoci, l'uomo, avete visto a Mimmo? L'uomo dà, si dimena, si dibatte sur come nuciuc. La frigida è bloccata sotto a te, questo lì. Oh, anima del purgatorio, non si muove, balsamata. Allora c'è l'uomo che per lo sforzo c'è il sangue dal naso. Jay, stai godendo? Come una pazza. E allora se stai godendo, fammelo capire, grida. Allora che ne costa, ripiego sulla passionale. La passionale chi è? È la romantica, la brava ragazza Lucy. Quello che quando fa l'amore ha le visioni. Oh, vedo le stelle,
vedo la luna, vedo il mare, vedo il sole, bella, una cosa devi vedere, e ancora in Giappone. Però signori, si eccitano, ti incominciano a giappare i capelli in mezzo alla testa, cavoli, e ti stracciano una a una, sì, 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 guarda me come hanno combinato. Donna Alessa, però pure a te. Dopo dobbiamo parlare di te però, eh? No, perché è anche un bellissimo uomo, vero o no? Ma attenti amici maschietti, a non incappare mai nella terza categoria, le donne incontentabili. Esistono. Fanno paura. Quando fanno l'amore ti fanno caca sotto. Cacciano mozione, sì. Chiamo l'esorcista. Si è otturato cesso. Poi ti guardo negli occhi pieni di sangue, dice dammi ancora di più, a doppi. Ma che tenga a lungo. Signori, ma guardate gli uomini come stanno ridendo. Abbiamo parlato delle donne. E gli uomini? I canzalati. Anche gli uomini si dividono in tre categorie. Per sentito dire. Gli uomini si dividono in diesel. Hai un marito diesel? Sprint. Flash. Guardate a Flash, tutte le donne hanno guardato marito Flash, Flash. 2 minuti e muore. L'uomo diesel chi è? Non ci chiederete signori maschietti, ma sono coloro che fanno più piacere alla donna. Ci vuole la mano del Padre Eterno per l'avvia. So diesel, però non vado avviato, non si ferma nessuno. Comincia sempre piano piano, sì 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 sì, è bene, bene, no 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 no, sì 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 sì. Ma si riscaldano i candeletti, sì sì. E ne fanno 4, 5, 6, uno dietro l'altra, come fanno? A me roba secondo ci vuole cardiologo. E oggi chiedi moda, l'uomo sprint, il bonazzo, i palestrati, li vedete la mattina sulla spiaggia, se vuoi là cammina così. Tu qua dici, ma che danno roba dopo, una sotto braccio? Alzano la maglietta, fuo, odorace mastro vino, Calano il pantalone, zanzanna, coscia e spazzanere. Calano lo slip, ale, chi ne sorpresa? Non fate una pausa, ma anche sotto minaccia armata. Ma... ma attenti amiche mie, gioia del mio cuore, a non incappare mai nella terza categoria, la categoria flash. Sono sempre emozionati, ansiosi, dice, mamma mia, non ci posso pensare, io lo faccio, e uno, e due, e basta. E sono pure convinto.